Sollecitato da un'aula stracolma di studenti, si è detto pronto a fare un passo indietro dalla Fondazione Medori, il rettore della Federico II, Matteo Lorito. Per cui io non ho nessun problema di nessun tipo a valutare la mia, tra virgolette, che personale, non è della Federico, dimissione dal comitato scientifico della Fondazione Medori. Non è che mi crea nessunissimo problema, è bene che questo sia chiaro a tutti. E certo, certo. Però voglio che sia chiaro che è una scelta personale. Studenti accalcati sulla porta e nemmeno una sedia libera. Chi riesce si siede a terra. È in questo contesto che dopo 5 giorni di occupazione del rettorato, liberato questa mattina, e dopo gli scontri in via Toledo, c'è stato il confronto tra gli attivisti pro-Palestina e Lorito. Al centro del dibattito la collaborazione scientifica tra l'Ateneo Partenopeo e Israele, come spiega Luca. Questo è frutto di mesi e mesi di lavoro politico della rete studentesca per la Palestina e di mesi e mesi di mobilitazioni in questa città che hanno portato centinaia e centinaia di studenti e studentesse a scendere nelle piazze di Napoli e stare a occupare università, a occupare licei e a dire che noi siamo dalla parte del popolo palestinese e che non staremo in silenzio davanti a un genocidio. Noi non saremo complici, la storia non ci ricorderà come quelli e quelle che stavano in silenzio mentre a Gaza, in Cisgiordania, venivano compiute dallo Stato di Israele atrocità.